Dunque, riprendiamo, riallacciamoci al discorso che abbiamo iniziato giovedì scorso. Prima della pausa di martedì con l'annesso weekend. E riprendiamo i concetti chiave di quanto avevamo detto. Così ci agganciamo a quelli nuovi. Ciò che stiamo facendo in questa fase è quello di capire come si possono misurare, acquisire delle misure di sul funzionamento di determinati processi che siamo interessati a monitorare allo scopo di poter alimentare le informazioni che servono ai sistemi informativi gestionali. Il sistema informativo gestionale, dicevamo, ha bisogno di indicatori che mi dicano come sta andando il processo o l'insieme di processi. Questi indicatori saranno basati su un insieme di misure. E allora ci siamo chiesti cosa vuol dire misurare e che tipo di misure si possono raccogliere. E abbiamo cominciato a notare che in realtà il problema di misure è un problema abbastanza ampio. I meccanismi di misura possono essere più o meno sofisticati e ci siamo prestati a conoscere 5 scale di misure che sono quelle più utilizzate. A ciascuna di queste scale che cosa corrisponde? Corrisponde un livello diverso di informazioni che è possibile estrarre dall'operazione di misura stessa. E in funzione del tipo di informazioni che riesco a estrarre, di conseguenza mi potrò aspettare di poter compiere o meno delle operazioni su tali numeri, no? Su tali risultati della misura. Quindi tutto ci serve per poter definire degli indicatori che dal punto di vista matematico, ma anche fisico, razionale, abbiano un senso. Cioè capire cosa sto misurando e quindi come posso estrarre un indicatore sintetico, quali proprietà statistiche posso utilizzare per descrivere le misure che prendo. Noi stiamo cercando di fare il salto, se vogliamo dirlo con una frase molto breve, da dato a informazione. Cioè prendere le misure vuol dire estrarre un numero adesso, in questo momento, la temperatura, il peso, il numero di persone, il numero di utenti collegati, eccetera. Quello è un numero puntuale, da solo non dice nulla, non è un indicatore, è una misura. L'indicatore lo definisco, l'indicatore che mi dia qualche informazione, no? Su cosa sta succedendo nel mio processo, lo definisco combinando tra di loro diverse misure. Cioè devo osservare, dicevamo la volta scorsa, il processo per un periodo di tempo, periodi di tempo che vanno nell'ordine delle settimane, del mese, e dopo che l'ho osservato posso dire qualche cosa. Però in una settimana, in un mese, di misure ne avrò migliaia, decine di migliaia. Come faccio a mettere insieme questi numeri? Come faccio a tenere conto collettivamente di tutti questi numeri e condensarli in un insieme più piccolo di numeri, 1, 2, che mi rappresentino comunque l'andamento di ciò che è successo? Il modo in cui farlo è diverso e dipende dal tipo di misura che sto facendo. Allora, già la volta scorsa abbiamo cominciato a fare conoscenza con 2 scale di misura, in particolare la scala nominale e la scala ordinale. Le riassumo brevemente. La scala nominale è una scala nella quale il risultato di una misura è uno tra un insieme di valori possibili. Questi valori possibili sono tutti diversi tra di loro, ma non esiste nessuna relazione di ordine predefinita tra questi elementi. No? Facciamo l'esempio: in quale regione sei nato, o in quale regione, in quale città abiti. Per ciascun individuo è possibile associare alla misura di dove abiti e mi dà un valore univoco preso da un elenco di regioni e città possibili,
ma una volta che ho questo non posso, non ha senso dire che una città venga prima di un'altra, sia maggiore o minore di un'altra, sono diverse oppure sono uguali. Allora, è una misura che mi permette solamente di ragionare in termini di uguaglianza e di diversità. Fino a qua il concetto è semplice, le cose si complicano o ce le complichiamo nel momento in cui vogliamo attribuire un numero all'ordine di questa misura, perché poi alla fine i sistemi informativi macinano numeri, quali che essi siano. Per cui che sia l'ID della tabella che rappresenta le città, ad esempio, o qualunque altro tipo di numero. Allora il problema è, ok, ho un numero, ma che cosa ci posso fare con quel numero? In particolare dobbiamo renderci conto che in una scala di tipo nominale l'insieme di numeri che posso scegliere per attribuirli ai miei elementi è totalmente arbitrario, purché si tratti di una funzione iniettiva, cioè che non ripetano due volte lo stesso numero per valori diversi dell'entità misurata. Per cui che io scelga le città italiane di identificare con un numero che è la loro posizione nell'elenco alfabetico, o che scelga di identificare con un numero che è la loro posizione in un elenco in cui l'elenco tutte da quella più a nord a quella più a sud o viceversa, oppure che decide di usare il codice di deviamento postale come numero che rappresenta la misura che mi dice dove sei residente, qual è la città in cui sei residente, sono tutte scelte arbitrarie e tutte equivalenti. Come tale però dobbiamo ricordarci che il numero d'ordine di una città in ordine alfabetico e il codice di deviamento postale sono quantità su cui non posso fare dell'aritmetica. Non posso dire che Milano è meglio di Torino perché 20.100 è maggiore di 10.100. Vabbè, qui abbiamo visto degli esempi in cui si potevano attribuire questi valori in qualunque modo, purché fossero distinti. Quindi, l'unica cosa, e qui arriviamo, diciamo, a questa slide che poi si ripete via via sulle varie scale. Se la misura che prendo è di tipo nominale, quindi riconducibile a un ventaglio di valori, sui quali non posso dire nulla in termini di ordinamento, quali sono le misure aggregate, sintetiche, statistiche che posso fare? Beh, tenendo conto che l'unica operazione che posso fare su questi valori è contare. Contare quanti ce ne sono di un tipo e quanti ce ne sono di un altro tipo. E sulla base del conteggio posso solo definire delle statistiche che siano, dicevamo, la frequenza, quindi dirti il 10% sono a Milano, il 20% a Torino e il 30 a Bologna, quindi è una frequenza assoluta, una frequenza relativa, cioè conto quanti sono rispetto a quanto è il totale. Questo lo posso definire classe per classe, quindi posso dirti quali sono le classi nelle quali, o la classe nella quale cade il maggior numero o la maggior percentuale di elementi, che è la cosiddetta moda. La moda di distribuzione statistica è la classe che contiene il maggior numero di elementi. Poi potrò dire qual è la classe che contiene il secondo maggior numero e così via. Quindi potrò a posteriori ordinare le classi sulla base della numerosità degli elementi. Ma questo ordinamento è un ordinamento che viene a valle della misura, non è a monte. Non posso dire che due classi di per sé sono ordinate in un certo modo. Semplicemente posso dire che questa classe contiene più elementi di quest'altra. Quindi forse è più importante, e quindi forse la più importante di tutti è quella che contiene il maggior numero di elementi, ossia la moda. Non posso dire molto di più. Darti la moda oppure darti la distribuzione delle frequenze. Beh, te la faccio vedere tutte e poi fatti i tuoi ragionamenti. Un passo oltre l'abbiamo fatto già la settimana scorsa, dove avevamo parlato di scale ordinali, in cui anche qui l'atto di misurare un elemento lo associa a un insieme finito di classi. La differenza in più è che queste classi tra di loro sono ordinabili, cioè esiste un ordinamento assoluto, un ordinamento totale, completo, che mi permetta di elencare le classi in un certo ordine sensato, logico. Quindi ho un'informazione in più, le classi hanno un ordine
l'esempio che facevamo, un questionario, ad esempio di soddisfazione, quanto sei soddisfatto di una certa cosa, quanto sei in accordo con una certa affermazione, poco, tanto, per nulla, tantissimo. Allora, questi vari livelli di scala possono essere messi in ordine, da, dalla per nulla, poco, tanto, tantissimo, dalla meno soddisfacente alla più soddisfacente, hanno un ordinamento naturale. Quindi ho delle informazioni in più, e avere delle informazioni in più mi vincola nel tipo di operazioni che posso fare. Ad esempio, io posso scegliere in modo ancora diverso dei valori numerici 1, 2, 3, 4 da affibbiare alle diverse scale, ai diversi valori della scala, e anche qui la scelta non è univoca, posso anche cambiare questi numeri. Ma qual è la regola con cui posso cambiarli? Qual è un insieme di numeri lecito che posso sostituire i numeri 1, 2, 3, 4? Qualunque insieme di numeri che mantenga l'ordinamento, però. Quindi non potrei scegliere 1, 10, 3, 2. Non è sufficiente, come nella scala nominale, che le etichette numeriche che associo a ciascuna classe siano diverse tra di loro. In caso di una scala ordinale è necessario che siano sempre crescenti. Quindi numeri, valori numerici diversi e crescenti. Crescenti quando ovviamente associati alle classi nell'ordine con cui sono definite, dalla meno alla più, nel loro ordinamento totale naturale. Quindi che cosa posso fare in questo caso? Dicevamo la volta scorsa, possiamo non solo contare quanti elementi ci sono in ciascuna classe, ma possiamo mettere in ordine gli elementi. Allora, le classi hanno già un loro ordine, poi gli elementi che misuro possono essere messi, anzi vengono dall'atto di misura messi in una classe ciascuno. Allora posso decidere che i miei elementi vengono ordinati in mucchi, in gruppi, e l'ordine degli elementi segue l'ordine delle classi a cui appartengono. Quindi tu a sinistra tutti quelli che hanno risposto in totale disaccordo, poi tutti quelli che hanno detto in disaccordo, poi quelli che hanno detto in accordo e quelli che hanno detto alla fine a destra quelli che hanno detto in totale accordo. Quindi posso mettere in ordine gli elementi misurati in funzione della classe di appartenenza, oltre ovviamente a contare quanto sono il numero delle classi, cioè quanti sono in disaccordo, quanti sono in accordo, eccetera. A cosa mi serve metterli in ordine? Mi serve per riuscire a selezionare, a tagliare la popolazione dei miei elementi in gruppi di numerosità uguale. Quindi posso dire, la definizione di tutti i cosiddetti quantili, tra cui la mediana, che mi chiedono di esprimere qual è l'elemento, qual è la classe a cui appartiene l'elemento che sta, nel caso della mediana, al centro dell'insieme degli elementi. Il fatto di poter dire al centro, lo posso dire adesso, non lo potevo dire se la scala fosse stata nominale, perché poter dire elemento al centro significa che so esattamente dire chi è alla sua sinistra e chi è alla sua destra, cioè applico un ordine, li ho potuti ordinare e quindi posso dirti chi sta al centro. In caso di una distribuzione nominale il centro non ha significato, perché queste, immaginate, le città non sono in fila una attaccata all'altra, sono in ordine, possono essere rimescolate in qualunque ordine, purché non ne metta mai due una sopra l'altra, cioè non le confonda con lo stesso valore. Quindi per tutte le operazioni che sono basate su una scala ordinale io non posso fare ancora nessuna operazione aritmetica sui valori. Questi valori di 1, 2, 3, 4 non li posso sommare e quindi non ne posso fare una media, non li posso sottrarre, non ne posso fare il rapporto tra di loro di questi numerini qua. Ok? Posso solamente confrontare 1 minore di 2, 2 minore di 3, 3 minore di 4.
Okay. Se è così, tutte le operazioni in termini di media, di distanza, di differenza non hanno senso. Io su questo punto ribadisco, a costo di ripetermi un pochino, perché uno degli errori maggiori che viene compiuto in molti casi in cui si vanno a fare dei sondaggi, dei questionari e cose di questo genere, dove molte delle scale sono scale di tipo ordinale. Da 1 a 10 quanto è probabile che tu consigli questo servizio ai tuoi amici? Quante volte abbiamo fatto questa domanda nei vari sondaggi? Quella scala da 1 a 10 è una scala ordinale. Quei valori 1 a 10 non sono i numeri naturali dall'1 al 10 o i numeri reali dall'1 al 10. Sono 10 livelli diversi che per comodità nostra chiamiamo 1, 2, 3, 4, 10, ma non è detto, non è implicito, non è possibile pensare che ad esempio la differenza tra l'8 e il 9 sia la stessa che tra 9 e il 10. Siamo in grado di esprimere questa differenza, misurarla in qualche modo e dire che cosa significa? No. Se anziché da 1 a 10 ci fosse scritto, ci fosse una scala logaritmica 1, 10, 100, 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, sarebbe uguale. Tu hai una serie di pallini e devi riempire uno, allora lo metti un pochino più a sinistra, un pochino più a destra a seconda di quando sei contento, ma il valore numerico che sta a fianco di quel pallino per te non ha significato, non può averlo, perché non siamo in grado di esprimere che cosa vorrebbe dire. Quindi a valle di quella domanda, chiunque mi dica poi in un report, in una statistica, in una relazione, che in media gli utenti hanno dato un voto 7,8 alla probabilità di consigliare il nostro servizio agli utenti, non ha capito niente né di statistica né di misure né di questionari, perché non ha senso fare una media di questi valori. Poi vediamo tra un minuto che caratteristiche devono avere in più i valori di cui abbia senso fare una media. Quindi non per il fatto che ci sia il numero dell'1 al 10, quei numeri possono essere trattati in tutti i modi. L'altro esempio che vi ho fatto giovedì scorso, forse un pochino scioccante, non troppo, eravamo tutti stanchi per poterci scioccare a dovere, era quello dei voti, degli esami, che quella è un'altra classica scala ordinale. Ma voi lo sapete benissimo, perché sapete che prendere 22 di quel prof è come prendere un 30 lode di quell'altro. Non faccio nomi, così non sapete quali sono dei due. No? L'unica cosa che sapete è che magari chi ha preso 22 è riuscito a fare o meglio di chi aveva preso 21. Se va bene, no? Vabbè, quello è un altro discorso. Perché altrimenti stiamo dicendo che è una scala nominale e i voti sono così, aggettivi casuali. Infatti, ci pensavo dopo la lezione della volta scorsa, c'è un caso in cui questo viene applicato davvero. Qualcuno di voi è andato a fare gli esami all'estero? In Erasmus? Vi hanno riconosciuto i voti? Come vengono tradotti i voti che prendi all'estero? E poi questi qui però vengono tradotti in trentesimi. Come? Lo fa qualcuno? Tramite fasce. Tramite fasce. E queste fasce come sono identificate? Non sto interrogando. Sulla base? Sono scale ordinali, effettivamente. Sono, cosa succede? Quando tu vai all'estero, o potrebbe anche essere in un'università diversa, hai un sistema di voti diverso dal nostro, okay? Che è pur sempre una scala ordinale, nel senso che comunque la scala ABCD in alcuni stati usano quella, in altri stati usano la scala su 10 anziché su 30, eccetera, eccetera. Cosa si fa? Cosa è previsto dagli accordi Erasmus che venga fatto per il riconoscimento dei voti? Beh, quando tu torni a casa ti vengono accreditati i corsi che hai fatto dall'altra parte e oltre al fatto di prendere i crediti viene anche attribuito un punteggio.
Come viene calcolato quel punteggio? Allora, vengono fatte delle statistiche sui quantili assegnati dalle varie università, poi dipende se sono più pignoni o fanno corso per corso, se no lo fanno globalmente sul corso di laurea, dicendo allora, su 100 studenti, mettiamoli in fila da quelli che hanno preso il voto più basso, che da noi magari è 18, e quell'altro invece si chiama D, il voto più basso, poi quelli che hanno preso il voto un pochino più alto e così via. Li ordiniamo tutti, quelli dell'università del Politecnico e quelli dell'università straniera, immaginate le due file. E dopodiché ognuno si guarda in faccia e vede davanti a sé il voto corrispondente. Se io ho preso 18, sono di fronte a uno che ha preso D. Uno che magari ha preso solo 24, dall'altra parte è uno che ha preso A perché l'università è più generosa, quindi di anni da tanti. Quindi si divide la popolazione in fette di percentuali uniformi e si va a vedere i 10% più bravi che voto hanno in quell'università, che voto hanno al Politecnico, allora quei due voti si corrispondono. Il 10% al di sotto di quei 10% più bravi, che voto hanno là, che voto hanno qua, si fa una tabella di corrispondenza, che ovviamente sono una tabella di corrispondenza che conserva l'ordine. Se là Tizio ha un voto maggiore o uguale di Caio, anche i voti corrispondenti qua saranno maggiore o uguali nello stesso verso. Magari due voti diversi vengono mappati su due voti uguali, se la scala qui è più povera rispetto a quella di là. Quindi per questo ho detto maggiore o uguale, non maggiore. Però l'unica cosa che viene conservata, appunto, e che viene sfruttata è questa relazione d'ordine. Non c'è la formula, non può esserci la formula che dice che se là prendi un voto in ventesimi e qua in trentesimi, allora fai i tramezzi del voto che hai preso là. Non ha senso, ok? Quindi l'unica cosa che si possono fare, appunto, sono i confronti sulle fasce di elementi basate sull'ordinamento, oltre che ovviamente la moda è anche possibile definirla, ma è un'informazione meno ricca rispetto alla mediana, al primo quartile, al terzo quartile, al nono decile. Quello che dicevo, i 10% più bravi si chiama il decimo decile. Decile è una parola un po' stupida, però significa dividere la popolazione in 10 parti uguali. Ecco, una scala più ricca di quella ordinale, finalmente, è quella che noi pensiamo invece che sia l'unica, è la scala ad intervalli. Una scala ad intervalli, o interval scale, ci dà ovviamente tutto ciò che ci dava una scala ordinale, quindi la distinzione e l'ordinamento, ma anche permette di apprezzare le differenze tra le diverse classi. Cioè io posso dire, misurare la differenza tra due misure. Ha senso parlare della differenza tra due misure. E quindi in qualche modo comincia ad avere senso fare qualche operazione aritmetica tra questi numeri, tipo somme e differenze, somme in alcuni casi, soprattutto differenze. Mentre invece il rapporto, fare moltiplicazione e divisioni tra questi numeri, tra queste scale, non ha ancora senso. Allora, in questo caso vuol dire che restringo ancora di più il tipo di trasformazione che posso fare da una scala a un'altra. Dicevamo, per passare da una scala ordinale a un'altra ordinale mi basta metterli in ordine e scelgo qualunque altro sistema purché si mantenga l'ordine. In una scala intervallo invece posso scegliere tante scale diverse purché siano tutte riconducibili l'una dall'altra da una trasformazione pseudolineare affine, no? Cioè, una trasformazione lineare, la misura in una scala primo è uguale alla misura nella scala base moltiplicata per il coefficiente e sommata per una costante. Allora, tutte le scale in cui potete passare dall'una all'altra con una forma di questo genere sono scale di tipo intervallo. Quello che dicevo prima sui voti lo potrei scrivere in una formula di questo genere, semplicemente non è corretto. Se ci fosse un'università che corregge, cioè, trasporta i voti dicendo beh, il voto che hai preso in ventesimi, quale quello che hai preso in trentesimi
per 2/3 più 2, così, perché così calciamo un po' il voto, starebbe applicando, starebbe trattando come se fosse una scala di intervalli ciò che in realtà è solamente una scala ordinale, quindi sbagliando. Purtroppo si fa sempre, no? Si fa quasi sempre, comprese le formulette che calcolano il vostro voto di laurea, che è basato sulla media dei voti, che di per sé non ha senso. È così, purtroppo. Allora, qua dove sono le scale di intervalli? Beh, le troviamo, beh, la più semplice che possiamo immaginare sono le temperature. Quando io misuro, guardate questa formula, misuro la temperatura in gradi Celsius, centigradi, o in gradi Fahrenheit, o in gradi Kelvin, per passare da una scala all'altra applico una formula di questo genere. E se ci pensiamo, ha senso, parlare di differenza di temperatura. Cioè, oggi ci sono 2 gradi in più di ieri. È la stessa cosa che dire domani ci saranno 2 gradi in più di oggi. Questi 2 gradi che distinguono la temperatura di domani da quella di oggi e i 2 gradi che distinguevano la temperatura di oggi da quella di ieri sono la stessa misura. Dal punto di vista fisico sono un'entità che esiste. Posso dire che sono uguali. Provate a dirlo con l'esame. L'esame che ho dato oggi ho preso 2 punti in più di quello di ieri. L'esame che darò domani prenderò 2 punti in più ancora, ma questa differenza di 2 punti e quella differenza di 2 punti non sono comparabili. Cioè, è sempre il numero 2, ma confrontarli vuol dire che non hai capito cosa vuol dire dare un esame. L'altra categoria, ad esempio, di misure che sono misurate attraverso scala di intervallo sono tutte le misure di tempo. La settimana scorsa, la settimana prossima, sono passati 3 giorni, impiegheremo 8 mesi. Se ci pensate, quasi sempre, quando diamo una misura di tempo, stiamo esprimendo una differenza tra 2 istanti. Istanti che sono date. A dire, questo lavoro ci mette 1 mese, significa fare la differenza tra l'istante di adesso e l'istante che ci sarà tra 1 mese. Tra date, tra istanti di tempo, ha senso fare operazioni di differenza o sommare una data, un intervallo e cose di questo genere. Poi, come io esprimo questo intervallo, ci sono centinaia di modi diversi. Centinaia no, ma sicuramente decine, posso esprimere in giorni, in settimane, in mesi, in secondi, in minuti, in millisecondi, in giorni lavorativi, in turni da 8 ore, in risorse umane equivalenti, insomma, ce l'avete in tanti modi, no? Sono tutte scale temporali però riconducibili l'una all'altra. Io ho fatto il Gantt in mesi, o in mesi uomo, me lo chiedono in giorni, e vabbè, devo vedere un attimo se il mese lo conto sul giorno esatto o sul giorno convenzionale o sul mese convenzionale a 30 giorni e mi trovo la formuletta di correzione di passaggio da uno all'altro. In ore lavorative dovrò moltiplicare per il numero di ore lavorative al giorno e cose di questo genere. Quindi io posso ad esempio misurare qualche cosa in termini di mesi dall'inizio di un progetto oppure anni dall'inizio dell'attività di finanziamento di una certa attività. L'inizio non è sempre corretto. Cioè, voi pensate ad esempio se vi chiedono la vostra età, misurate in anni o misurate in mesi. Non c'è una conversione precisa perché dipende un po' da dove siete nati, no? Non è venuto bene l'esempio. Pensate in termini di annate scolastiche, che è più facile, no? Uno è l'annata del 2000-2001, no? L'annata che so iniziano la prima liceo e sono nati nel 2001. Non è vero,
sono dati in qualunque dei 12 mesi che vanno, che sono, non so fare i conti giustamente, no? Su un arco di 12 anni, ma tu li metti tutti insieme. I bambini, lo dico diversamente, i bambini di 3 anni cominciano l'asilo, non è vero, no? Perché c'è un bambino che ci entra a 3 anni un giorno, c'è un bambino che ci entra invece a 3 anni e 364 giorni. Quindi qual è la misura dell'età di un bambino quando entra, quando inizia l'asilo? Dipende come lo misuro. Lo misuro in quel caso solamente in anni. E prendo come istante di riferimento non la data di nascita, ma l'inizio delle lezioni. O la data di iscrizione, adesso non so quale sia la regola. Quindi a volte anche il punto di riferimento può cambiare. Un project manager misura il tempo a partire dall'inizio del progetto. Un amministrativo misura il tempo a partire dal 1 gennaio, perché il bilancio lo fa anno per anno. Quindi quando il project manager dice siamo nel quarto mese, lui intende il quarto mese dall'inizio del progetto. Parla l'amministrativo e dice guarda, siamo a dicembre, il 12° mese, sì, però il progetto è iniziato 4 mesi fa, no? Quindi tutte le misure di tempo sono espresse sulla base di una scala che ha un'unità diversa, giorno, mese, anno, e un punto di inizio convenzionale diverso. Tutto il tempo, tutte le misure del tempo hanno un punto di inizio convenzionale. Noi diciamo 2015, ma 2015 di cosa? Rispetto a uno zero che abbiamo deciso in modo totalmente arbitrario. Non a caso altri sistemi di calendario che non sono legati al nostro hanno anni non solo di durata diversa ma di punti di inizi diversi, legati a eventi storici diversi. Ma tutti riconducibili tramite formule di questo genere. Allora, cosa posso fare se ho dei valori sui quali abbia senso fare questi ragionamenti? Abbia senso cambiare unità di misura, passarlo uno all'altro, spostarlo a zero? La scala di temperatura che dicevamo prima, una allo zero al punto di congelamento dell'acqua, la Fahrenheit allo zero a quello che noi chiamiamo meno 32 gradi, a Kelvin allo zero molto lontano. Potrei domani inventarmi la mia scala di temperature dove lo zero è 21 gradi perché sto bene così e lo chiamo zero. Tutte le volte che abbiamo una bilancia, pesiamo qualcosa, lo facciamo noi lo zero, la tara, no? Moltissime misure che noi pensiamo in qualche modo assolute sono in realtà misure di differenza. Quando io misuro una lunghezza, la differenza tra questo punto e quell'altro punto. Lo zero lo metto io, lo posiziono io lo zero del righello, arbitrariamente. Potrei posizionarlo un po' più in là, l'importante è che io sappia di quanto l'ho posizionato più in là, ma la misura è sempre la differenza tra il numero che leggo qua e il numero che leggo dall'altra parte. Quindi la maggior parte delle misure di cui parliamo quando facciamo fisica, tanto per intenderci, sono di questo tipo. E allora, che cosa possiamo fare su queste misure? Possiamo fare operazioni di somma e differenza . Divisione scalare significa dire quante volte ci sta questo nell'altro. E potendo fare somme posso definire la media e le altre misure statistiche semplici: media, varianza, deviazione standard, che sono basate essenzialmente su somme, poi diviso per n, diviso per numero di elementi, eccetera. Quindi io posso parlare finalmente di valore medio solamente se i dati che sto misurando e il metodo che uso per misurarli sono abbastanza ricchi da poter essere trattati come scala di intervalli e non come scala di ordinamento. La domanda che ci permette di distinguere intervallo dall'ordinamento è: il valore numerico della differenza tra due misure ha significato o no? È comparabile con altre differenze o no? Se sì, siamo in una scala di intervalli.
se no siamo in una scala ordinale. Se io i valori, come dicevamo, in una scala ordinale, anziché dire da 1 a 10, dicessi 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, cambierebbe qualcosa nel questionario? No. In una misura di distanza o di tempo, sì. Passare a una scala diversa, pur sempre monotona, ma di cui valori non siano più equispaziati, si può fare nelle scale ordinali, non crea nessun danno, non si può fare nelle scale intervallo, dove la spaziatura, la distanza tra i vari intervalli, tra i vari punti di misura, ha un significato. Sembra filosofica la differenza, ma in realtà è sostanziale, perché ci permette proprio di evitare di applicare soprattutto la media a casi in cui non si può fare, ottenendo dei valori. Qual è il problema di applicare la media quando non potresti? È che quel valore medio che ottieni è manipolabile, perché visto che è una misura che salta fuori da numeri che non supportano quel tipo di operazione, tu semplicemente cambiando l'unità di misura cambi i risultati. Cioè una misura è sana se tu dici io la misuro in metri, in chilometri, in miglia, il numero che c'è fuori è diverso, ma il significato non cambia. Se io invece applico un'operazione di media a una quantità ordinale e decido di misurarla in modo diverso, ottengo una conclusione diversa. Andatevi a vedervi gli appalti, voi che siete più bravi di me a leggerli. Stamattina mi hanno fregato, ho incassato in una commissione per aiutare a valutare dei progetti, dove tu devi dare dei numerini, dei coefficienti a varie qualità di progetti. Allora dal punto di vista A quanti punti dai, dal punto di vista B quanti punti dai, e così via, e sono tutte scale ordinali, no? Requisito soddisfatto completamente, parzialmente, eccetera eccetera. Dopodiché tu dai, cioè ci ragioni eccetera. Dopodiché c'è un meccanismo perverso, specificato dalla nostra legge, dal codice degli appalti, che dice che quelle cose lì devono essere convertite in numeri, quei numeri devono essere sommati in una media pesata, poi rinormalizzati, dividendo per il massimo, poi sommati di nuovo, e poi il risultato viene ancora rinormalizzato a sua volta. No? Bellissimo, peccato che tu fai tutti i tuoi ragionamenti, vai a vedere i risultati, vengono fuori dei risultati totali, totalmente inaspettati, perché non erano... No? Lì dentro ci sono state delle operazioni non lecite, somme, medie, rinormalizzazioni, che non hanno significato sulla base delle valutazioni che sono state fatte. Ma così il metodo di calcolo è pubblicato, è ufficiale, no? E quindi nessuno si può lamentare perché è trasparente, no? Questa è bella parola. Però matematicamente non ha senso. Purtroppo siamo affetti in ogni angolo da questo tipo di errore. Ok. Oltre alla scala degli intervalli c'è ancora un'altra scala, siamo fortunati quando la troviamo, è la scala dei rapporti. La scala dei rapporti è una scala di intervalli in cui sia facile identificare in modo non ambiguo il punto di zero. No? In cui tutti concordino su qual è lo zero, l'assenza di misura. Su cui avere modi diversi di misurarlo può portare valori diversi, ma se è zero è zero per tutti. Ok? Quindi io quando misuro una distanza, se sono 0 cm saranno anche 0 pollici e 0 km e 0 spanne. Poi se sono 10 cm non sono 10 km, il valore numerico ovviamente dipende dalla scala. Ma tutte le scale che ha senso utilizzare nel fare quella misura concordano sul misurare l'elemento 0. Allora, se lo 0 è fisso, vuol dire che ha senso non solo fare, cioè un punto fermo sulla mia retta dei numeri, non si può spostare di qua e di là, allora ha senso cominciare a fare anche dei rapporti tra i valori. Cioè posso dire questo è il doppio di quell'altro.
E io posso dire domani fa il doppio più caldo di oggi, c'è il doppio di temperatura rispetto a oggi? No. Se oggi ci sono 20 gradi, domani ce ne sono 40, è lecito dire che domani fa il doppio più caldo di oggi? O la temperatura di domani è il doppio di quella di oggi? No. Perché in scala Celsius 40 è il doppio di 20, in scala Fahrenheit il corrispondente di 40 non è il doppio del corrispondente di 20, perché sono due scale in cui lo zero è posizionato in punti diversi. In scala Kelvin, in scala assoluta, 273 più 20 e 273 più 40 non sono l'uno il doppio dell'altro, anzi sono molto vicini tra di loro. Noi ci stiamo a lamentare tanto per un grado 2 quando stiamo parlando di piccolezze rispetto ai 270. Quindi ci chiediamo appunto, diciamo, sono legate queste due proprietà, quello del fatto che la scala abbia uno zero ben definito e concorda con tutte le variazioni di scala, il fatto che si possa fare un rapporto tra i valori misurati e il fatto che il modo a questo punto per passare da una scala all'altra sia solamente, l'unico modo permesso sia quello di moltiplicare per un coefficiente di proporzionalità. Per passare da metri a centimetri moltiplico per 100 e non faccio altro, perché la misura 0 è sempre 0. Una misura di rapporto si ottiene o si può ottenere spesso facendo la differenza tra due misure di tipo intervallo. Io non posso dire la temperatura di domani è il doppio di quella di oggi, ma posso dire che la differenza di temperatura tra ieri e oggi è il doppio di quella che ci sarà tra oggi e domani. La temperatura è una scala di tipo intervallo. Una differenza tra due temperature diventa una misura di tipo, una misura derivata, non diretta, ma fa lo stesso, di tipo rapporto. Perché se faccio la differenza tra due temperature, il coefficiente, il termine noto di A per M più B si semplifica a B. Quindi questa differenza non dipende più da dove ho messo lo zero arbitrario. Se faccio una differenza, lo zero, no? È invariante rispetto a una traslazione, la differenza tra due misure. Ci hai messo il doppio del tempo a fare un certo lavoro. Cosa vuol dire? Che l'intervallo di tempo, la differenza tra due istanti di tempo, se nella misura del tempo che ci hai messo tu, è il doppio della differenza tra due intervalli di tempo nella misura che ci ho messo io. Quindi il tempo è una scala di tipo intervallo. La differenza di tempo, la durata, è una scala di tipo rapporto. Perché quando faccio una differenza, allora, quando faccio una differenza tra misure di una scala di intervallo, e lo posso fare perché nella scala di intervallo la differenza si può fare, lo zero è univoco. Faccio la differenza, ottengo 0 se e solo se i due numeri erano uguali. E quindi riesco a passare da una scala intervallo a un rapporto fissando convenzionalmente oppure esplicitamente un punto di riferimento, confrontando differenze. Vabbè, qui fa vedere l'età, che ovviamente è una differenza di due date, la data di oggi e la data di nascita. E l'età è una scala di tipo rapporti perché c'è una proporzionalità, si può misurare in mesi, in anni, ma c'è un fattore di proporzionalità noto per passare da uno all'altro, con i dovuti arrotondamenti, ovviamente, il fatto che se l'anno lo considero intero o frazioni. Allora, se ho una scala di tipo rapporti, che cosa posso fare? Beh, in più posso fare l'operazione di divisione e moltiplicazione. Hanno senso, lo zero, l'elemento assorbente, eccetera, eccetera. E quindi posso fare altri tipi di operazioni statistiche, diciamo tra virgolette un po' più avanzate, tipo per esempio la media geometrica, quindi la media dei rapporti, medie di ordine più elevato,
quindi la media dei quadrati, no? Per poter fare il quadrato devo poter moltiplicare tra di loro le misure, lo posso fare solamente se sono in una scala di rapporti e così via. Quindi qua, diciamo, da questo punto in avanti comincia la statistica che abbiamo studiato, dei numeri reali in qualche modo. Se abbiamo la statistica che abbiamo studiato quando facevamo gli esperimenti di fisica, no, avevamo queste misure che erano quasi sempre misure reali di rapporti. Nel campo dei sistemi informativi qua ci preoccupiamo anche delle scale precedenti, perché molto spesso non abbiamo il lusso di avere una misura fisica in certo senso del sistema, e quindi dobbiamo lavorare con scale meno potenti, no? Meno espressive. Poi esiste una quinta scala che è molto imparentata con la scala dei rapporti, infatti alcuni dicono che sia la stessa cosa, sia solamente una questione di pignoleria, nella quale non solo è univoco fissare lo zero, ma è anche univoco fissare il valore. Quante uova hai comprato? 12, ha detto lui. 12 è un numero che non ha bisogno di spiegazione, sono 12 unità, sto contando gli oggetti. E quindi esiste una scala sola, la cosa si chiama assoluta. Il valore del numero è assoluto, è indipendente da qualunque altra scelta che tu faccia, perché di fatto è vincolato dal tipo di cosa che stai misurando. Quante persone ci sono qua? È un numero, una volta chiamavo un numero puro, non ha un'unità di misura. Non avendo un'unità di misura, la scala è autodefinita, non ha una scala diversa in cui devo dire dov'è lo zero, qual è l'unità di misura, eccetera. Non ce l'ho l'unità di misura. Di misura. Poi per comodità io posso dire, anziché 12 posso dire 2 dozzine, però è più che altro un fattore moltiplicativo, lo misuro in chilogrammi anziché in grammi, ma mentre il grammo potrebbe essere sostituito dall'oncia, che ha un valore diverso, il numero di uova misurato in unità, misurato in dozzine, è sempre un valore. Tutti possono concordare sempre, non è che me posso inventare un'unità di misura diversa o applicarla a una diversa. Quindi questo è il caso in cui, adesso, conto il numero di utenti, il numero di attivazioni di un processo, il numero di elementi che ho a magazzino. Già se conto il valore, no, perché devo vedere il valore, adesso, in euro attualizzati quanto, in quale valuta, eccetera. Mentre invece il numero di oggetti non richiede nulla di più. È un tipo di scala dei rapporti, ovviamente, molto simile alla scala dei rapporti, in cui di fatto l'unità di misura sia l'1, cioè il numerico, un numero puro. La chiamiamo scala assoluta, se vogliamo distinguere. Ovviamente su questi sono numeri puri, e quindi ci posso fare qualunque cosa che io possa fare con un numero. Quindi qualunque tipo di operazione aritmetica ha senso, perché finalmente sono numeri, non vincolati dall'essere risultato di un processo di misura che può darti valori diversi a seconda di come viene svolto. Qua comunque io lo misuro e arrivo sempre allo stesso numero, per sua natura. Facciamo attenzione che non tutto ciò che si conta è una scala assoluta, è necessariamente misurato su una scala assoluta. Ad esempio dice, parliamo di un software, la lunghezza non si misura in una scala assoluta, ma il numero di linee sì. Una lunghezza o la durata non sono una scala assoluta, se dico il numero di linee di un programma sono una scala assoluta. Gli anni noi li contiamo, ma in realtà non è una scala assoluta solo perché li conto, no? Perché in realtà fanno parte, diciamo, come posso dire, la scala assoluta ce l'ho quando l'unico modo di ottenere la misura è contare gli elementi.
Che l'unico modo sensato è quello di contarne il numero di persone in un gruppo di lavoro. Quello è un numero, che è diverso da quello che magari metto in una pianificazione, in un Gantt, in cui metto l'impegno, cioè il numero di persone moltiplicato per la percentuale di tempo a cui sono dedicate a quel progetto. Allora quella non è una scala assoluta. Ok, questa tabellina riassume, diciamo, in uno specchietto riassuntivo le varie caratteristiche delle nostre scale, con degli esempi la gran parte del lavoro lo facciamo su queste altre scale, ordinali, intervalli, rapporti. O preferibilmente ordinali e rapporti. Quasi sempre quando ho una scala di intervalli mi conviene magari lavorare per differenza e spostarmi su una scala di rapporti dove il valore è più facile da comprendere. Quindi, con questo quadro generale, proviamo a chiederci alcune affermazioni. Qui mi sono già bruciato alcune di queste affermazioni facendo gli esempi, ma chiediamoci, proviamo a fare il ragionamento bene. Queste frasi, al di là del fatto che siano vere o false, hanno senso? Fred è alto il doppio di Jane. Allora, per chiedermi se questa frase ha senso, devo chiedermi che tipo di misura, di quale tipo di misura sto parlando e su quale scala è espressa questa misura, e su quella scala ha senso parlare di il doppio, quindi fate parlare di rapporti. Allora, qui parlo di Fred è più alto di Jane. Quindi sto parlando di una misura di altezza. Misuro l'altezza di una persona. Quindi immaginiamo, arrivo lì, manca un metro, mi dice sei alto poco. Che scala, su quale scala di misura, a quale scala di misura appartiene questa misura di altezza, tra le cinque che abbiamo visto? Scala dei rapporti, perché l'altezza 0 è incontrovertibile, tutte le scale misureranno sempre lo 0 nello stesso punto. Okay? Ha senso parlare di intervalli, di differenze, dire tu sei alto 2 cm in più di lui, ma tuo amico è ancora 2 cm più alto di te, quei 2 cm sono la stessa quantità, sono una quantità fisica confrontabile. Vabbè, poi ovviamente è anche ordinale, nel senso che so dire A è più alto di B, li posso confrontare e posso anche dire se A e B sono alti uguali o sono alti diversamente. Quindi ha tutte le proprietà che ci servono dal rapporto in su. Non è una scala assoluta perché lo posso misurare non solo in centimetri ma anche in pollici, in micron, no? in altre unità di misura diverse. Quindi, essendo una scala di rapporti, ha senso fare dei rapporti, dei confronti dati dalla divisione tra due quantità. Quindi la misura, il numero, la misura è un numero, il numero che esprime la misura dell'altezza di Fred diviso il numero che esprime la misura dell'altezza di Jane fa 2, la divisione fa 2. Tutto il ragionamento l'abbiamo fatto per chiederci, possiamo fare questa divisione? Sì. Perché? Perché questa operazione di misura, cioè l'operazione di misura che mi dà l'altezza della persona, è espressa su una scala di rapporti. Cosa che invece direi che non si verifica nella seconda di queste frasi. La temperatura a Tokyo oggi è il doppio di quella a Londra.
già ci scricchiola questa frase in testa, diciamo, che vuol dire? Non l'abbiamo mai detta sta cosa, anche in previsione del tempo non lo dicono mai, domani è il doppio di oggi o la metà di oggi, no? Perché non ha senso. C'è sempre il doppio di, quindi una divisione tra due misure. La differenza è che la temperatura, il numero che esprime la misura di temperatura, è espresso su una scala di intervalli e non su una scala di rapporti. La temperatura si misura su una scala di intervalli e tra valori di una scala di intervalli non è lecito, non è possibile, non è sensato fare moltiplicazione o divisione. La prova era che se io la frase di sopra, su quale succede Jane, la faccio, la misuro in centimetri o la misuro in pollici, il fatto che Fred sia il doppio più alto di Jane sarà vero in entrambi i casi o falso in entrambi i casi. Non cambia la verità o meno di un'affermazione al cambiare la scala. Se io trovassi invece che la temperatura a Tokyo sia il doppio di quella di Londra in scala Celsius, rifacendo la stessa misura in scala Fahrenheit, non troverei la stessa cosa. Quindi vuol dire che è sbagliato. Concettualmente a fare con l'affermazione non si può fare perché la scala sottostante non permette questo tipo di confronti. Infatti se prendo un'altra scala totalmente lecita di temperatura ottengo dei risultati incoerenti tra di loro. Quindi questo è un giochino bellissimo per fare le statistiche come piacciono a voi. Scegliete una scala, vi applicate una statistica che non si applica a quella scala, poi giocate un attimo scegliendo la scala migliore e vi viene fuori tutto quello che volete. L'affermazione corretta invece sarebbe l'ultima. La differenza di temperatura tra Tokyo e Londra presa oggi è il doppio di quanto non fosse questa differenza di temperatura ieri. Allora, in questo caso la misura che stiamo prendendo era una differenza di temperatura. La differenza tra due valori in una scala di intervallo e quindi essa stessa è una scala, su una scala di rapporti. Se io questa differenza la misuro in gradi Celsius o la misuro in gradi Fahrenheit verranno due numeri diversi, ma se questa differenza tra misurata ieri e misurata oggi è il doppio in gradi Celsius sarà anche il doppio in gradi Fahrenheit, in differenza di gradi Fahrenheit. Dimmi. La lunghezza espressa in metri, parliamo di misura di lunghezza, la posso esprimere in metri e in pollici? Sì. Come faccio a trasformare i metri in pollici? Moltiplico per una costante, 2,54, ok? Pollici per centimetro, cioè 6 metri e 100. Sulle temperature no, se io trasformo Fahrenheit e Celsius non basta moltiplicare per un coefficiente, devo sommare una costante. No? Adesso non me la ricordo. È qualcosa del genere, no? Questa qua. Facciamoci aiutare. No, ho un coefficiente di moltiplicativo più una costante. Questa costante deriva dal fatto che il posizionamento dello zero è arbitrario. Quindi è un fattore di scala, va bene, più un fattore di traslazione. Questa traslazione è quella che mi sballa i rapporti, no? La conversione da Celsius a Kelvin anche. Perché ho coefficiente moltiplicativo che è 1 più 273,15 che è il fattore di sfasamento. In quel caso lo vediamo solamente con una somma, solo con una traslazione, perché hanno deciso che la scala assoluta Kelvin avesse la stessa lunghezza, la stessa ampiezza del grado, la stessa differenza tra due temperature decente di quella Celsius. Se noi fossimo abituati a ragionare in Kelvin, in Fahrenheit, e facessimo la conversione in Kelvin
avremo in entrambi i fattori moltiplicativo e traslativo. E vedete che lo 0 non c'entra nulla, perché quello che per noi è 0 per Fahrenheit è più 32, e quello che per Fahrenheit sarebbe lo 0 è intorno ai meno 15 da noi, meno 18, 9 quinti sta roba. Ma se faccio, scusatemi, se faccio differenze tra gradi Fahrenheit e differenze tra gradi Celsius, ciò che ottengo sono valori proporzionali tra di loro. E quindi le differenze tra, la frase che avevamo detto prima, le differenze tra scale intervalli sono scale dei rapporti. È l'unico trucco che abbiamo per migliorare una scala. Con la scala di intervalli so che se prendo le differenze riesco a trattarla come una scala di rapporti, quindi diventa più bella. Ma non c'è modo di prendere una scala ordinale e farla diventare intervalli, né una scala nominale e farla diventare ordinale. Non ci sono trucchi, perché poveretti sono dei numeri che non sono sommabili tra di loro e quindi non riesco a trasformarli. Ecco, per ricordarci, mentre nelle scale ricche posso fare tutte le operazioni statistiche di base, no, le più semplici operazioni statistiche, ricordiamoci sempre qual è l'obiettivo, è avere un indicatore che il nostro manager possa guardare alla fine della settimana, un numero che mi assuma una serie di misurazioni prese 100 volte al giorno. Quel numero qual è? La media? È la media delle misure che prendo? Sì, posso usare la media a patto che la misura che prendo sia almeno nella scala di intervalli. Se no, se fosse una misura di tipo ordinale, il mio manager si dovrà accontentare della mediana, o peggio ancora, se fosse una misura nominale, si dovrà accontentare della moda. E poi vai a tu spiegare al manager cosa vuol dire mediana e moda, ma quello è un altro problema. No? Io... Pensate un esempio, no? Ho un negozio, vengono dei clienti di varie nazionalità, questa settimana sono venuti più russi che non giapponesi. È l'unica cosa che posso dire, chi è venuto di più? La moda. La moda la posso dare sempre. È l'unica misura che posso dare sempre. Ovviamente, se poi mi pongo il problema anche dell'effettuazione delle misure, non solamente del loro... di come trattare dal punto di vista matematico, mi ricordo che queste misure sono prese su processi che coinvolgono il sistema informativo che interagisce con utenti umani. Quindi non tutte le misure possono essere precise, pulite, automatiche come vorrei. Quindi conviene sempre chiedersi, ma la misura che sto prendendo è una misura obiettiva o soggettiva? La cosa è una misura soggettiva, è la misura nella quale il valore numerico, diciamo, ottenuto può variare se la persona che effettua una misura cambia. È quello di cui vi lamentate sempre. Ah, ma i miei amici del secondo corso hanno il voto più alto, prendono i voti migliori di noi. Allora vuol dire che quel professore è più bravo, misura in modo diverso. Poi è curioso perché anche gli altri dicono la stessa cosa di voi e viceversa, quindi è una verità complessa. Ma ci sono alcuni tipi di misure che coinvolgono, direi inevitabilmente, il giudizio di una persona, una valutazione di una persona o più persone nella situazione delle misure stesse, e quindi il risultato può essere diverso, a differenza di misure invece puramente, fatemi dire, meccaniche, che invece possono essere oggettive, perché se io uso un metro, se lo so usare bene, la misura di questa lunghezza nei margini dell'errore di misura, che c'è sempre,
non dovrebbe dipendere da chi fa la misura stessa. Nelle scale ordinali, quando è che usiamo una scala ordinale? Quando non siamo capaci di usare una scala di rapporti. Facciamo sempre gli esempi del Politecnico, perché ce l'abbiamo, quando voi tra qualche giorno o settimana farete questionari di fine corso, vi fanno delle domande. Sarebbe bello avere un numero che misura, che ne so, quanto è bravo questo professore piuttosto che quell'altro. Quanto, misura quanto. Peccato che sulla capacità di insegnamento, ad esempio, non è misurabile in termini assoluti. Vorremmo una scala di rapporti, non ce l'abbiamo, usiamo una scala ordinale. Allora, in quanto di casi in cui siamo costretti a usare una scala ordinale per misurare una quantità che non sapremmo definire altrimenti, e quella scala ordinale quasi sempre, se comporta una valutazione vostra, avrà dei giudizi diversi. Infatti è molto difficile interpretare quei risultati. Ma infatti, se uno dovesse fare un'analisi fatta bene, dovrebbe dire: ok, tu hai dato 3 su 5, ma mediamente sugli altri corsi quanto dai? Sei uno che dà sempre 2 o 3 perché ce l'hai col mondo o non ti va bene niente, oppure no, c'è anche il senso positivo, magari sei molto critico, molto esigente, oppure uno che dà sempre 4 o 5 e questo qua proprio è andato male, quindi gli ho dato 3. Ma quel 3 lì non vuol dire niente da solo, al di là del fatto che numericamente non vuol dire nulla, quindi vorrebbe dire intermedio o soddisfacente o sufficiente, diamogli un'etichetta ordinale, ma poi il significato di quella misura dipende da come tu dai i voti, i giudizi. Quindi io, quando vedo delle statistiche di come sono stati dati ad esempio le valutazioni del mio corso, tendenzialmente concludo perché per poter concludere qualcosa in più dovrei sapere anche quali sono le statistiche degli altri corsi complessivamente, per capire se il mio è andato meglio o è andato peggio, se no cosa vuol dire? Non lo so, eh? Poi per carità, se ci sono 10% di persone che hanno messo 1 su 5 c'è qualcosa che non va, di sicuro emerge, quindi qualche informazione macroscopica emerge comunque anche in una misura di tipo soggettivo. Ma le informazioni di dettaglio, se è una misura di tipo soggettivo, non si, da sole, cioè, richiedono una maggior attenzione, una maggior analisi per poter essere estratte. Cosa vuol dire? Che se noi stiamo progettando un sistema per dare informazioni ai manager, occhio a trattare con le molle le informazioni soggettive, che arrivano da questionari, che arrivano da sondaggi, che arrivano dal capo che valuta dal dipendente che valuta il capo, dalla soddisfazione del cliente, cose di questo genere. Sono tutte misure utilissime, fondamentali, ma essendo soggettive vanno trattate nel modo giusto. Non puoi prendere il numero e sbatterlo lì come se fosse una verità assoluta. Oppure c'è aumentato, diminuito, perché? Ma magari perché sono cambiate la popolazione degli utenti o... e quindi valutano in modo diverso. Ok, adesso con questo diciamo il bagaglio di strumenti concettuali, in queste slide ci sono 3 diversi argomenti che per noi trattiamo in ordine diverso da quello delle slide, in cui si applicano questi criteri. No? Si parla di indicatori di contabilità che alla fine sono misure fatte sul budget eccetera, che hanno il vantaggio di essere estremamente oggettivi. Parliamo di fattori critici di successo, CSF, che avete già probabilmente sentito anche citare in altri corsi, ma noi cerchiamo di inquadrarli qui dentro, no? Per leggerli così nel nostro sistema di misura, che tendono a misurare più l'azienda nel suo complesso. Ma adesso per ultime, ma noi inizieremo per prime dopo l'intervallo, i KPI, no?
che poi sono quelli che vi chiederemo all'esame, i key performance indicator, che sono degli indicatori chiave definiti a livello di processo. Quindi ragioneremo un attimo su cosa sono questi KPI e poi ci daremo uno schema per poterli definire. Adesso, come mi avete chiesto giustamente, facciamo la pausa.